Buonasera amici, vi farò vedere oggi come ho colorato le mie uova sode, poi le ho un po' decorate con degli stick spiritosi e in un giornale di qua ho trovato questo annuncio che è una curiosità che io non sapevo. È praticamente le uova di Pasqua. La tradizione di colorarle risale a più di 100 anni fa e che il simbolo era un fatto simbolico con i colori rosso, verde, giallo, arancione che avevano anche un significato. Praticamente il verde era per una speranza, come anche c'è il detto verde, verde speranza. E poi c'è il rosso che significava riprodursi, fertilità, e poi c'era il colore arancio che era per la forza, per avere tanta forza. Quindi oggi si fanno con tanti tanti colori, eccetera, però prima questo qua erano i colori che si usavano, rosso, verde e arancione, per questi significati qua. Spero di avervi dato un piccolo pensierino di Pasqua che neanch'io sapevo. Però è una bella cosa fare le uova, colorarle con i bambini, perché veramente io secondo me è una cosa fantastica. Bene, alla prossima. Mettiamo a bollire delle uova con acqua. Questi sono i colori che misceleremo con ogni fiala o ogni pastiglietta con 250 ml di acqua e 2 cucchiai di aceto. Poi, dopo che le uova sono sode, 7-8 minuti circa, immergiamo ogni uovo in questo contenitore con i colori. Io ho scelto rosso, verde e arancione, come dalla spiegazione che vi ho dato prima. Dopo che li abbiamo immersi, se più li lasciamo dentro al colore e più diventa intenso il colore. E dopo che si asciugano, con un tovagliolo di carta io li strofino con un po' di olio per farli diventare lucidi. Siccome su alcuni ho attaccato degli stick, li ho lasciati di colore matto. Tutto qui. Poi mettete in un cestino come ho fatto io e li mettete sulla vostra tavola di Pasqua. Grazie per il like, grazie per il vostro passaggio. Colorate bellissime. Bene, se vi piacciono lasciate un like, un commento e io vi manderò un grande bacio. Alla prossima.